Buongiorno fanciulle, buongiorno fanciulli. Il messaggio di oggi è un messaggio che inizia con una domanda molto interessante. E ovviamente la domanda l'avete posta voi. Qui sulla nostra lavagnetta riusciamo ad attirare, no, abbiamo una lavagnetta elettromagnetica, attiriamo una polvere che io elimino tutti i giorni, ma sempre la ritrovo lì al suo posto. Vabbè, a parte questo piccolo spaccato di umanità, di normalità, andiamo a chiedere alle nostre carte se lui o lei, reo confesso, nel bene e nel male, ha detto la verità. Quindi pensate ad una persona e ovviamente cercate di mettere a fuoco il messaggio che questa persona vi ha comunicato. Solo voi conoscete la situazione, che sarà sicuramente differente per ciascuno di voi. Di conseguenza, il modo in cui il messaggio risponderà vi darà delle pezze d'appoggio, degli elementi, delle considerazioni che magari possono aiutare a capire se quello che avete intuito è in linea con quanto accaduto. Quindi mi raccomando, utilizzate il messaggio come spunto di riflessione e ricordate sempre che le osservazioni più interessanti sono soprattutto quelle in cui non siete d'accordo con quanto ascoltate, perché facendovi da specchio il messaggio vi fa capire che cos'è che realmente pensate sulla situazione, e circa la situazione specifica. Bene, io direi di iniziare, qui sotto trovate tutti i contatti, andiamo a vedere un attimo che cosa vi ha confessato, vediamo poi com'è lui, se ha detto la verità, se vi potete fidare. Potrebbe essere una confessione per ripartire assieme, per chiudere, o comunque un tentativo di alleggerirsi il cuore e di alleggerirsi anche magari un po' la mente se questa è una persona molto razionale. Vediamo dunque con la nostra Sibilla. Beh, abbiamo un militare, comunque un uomo tutto d'un pezzo, con no? La sua bella giacchetta, preciso, ligio al dovere, lì dove ovviamente il diktat che lui si impone potrebbe essere un ordine morale non necessariamente condivisibile, però è quello che lui ritiene e considera giusto per se stesso. Quindi questo è uno di quelli proprio ghiacciolo, magari ghiaccio bollente, però fatto sta che la prima parte, quella esterna, un po' come il fior di fragola, che è un gelato buonissimo, e la parte esterna comunque è di ghiaccio, quindi poi ci vuole tantissima pazienza. Qual è il problema grande? Che avvicinarlo con il vostro calore vuol dire creargli una sensazione epidermica di fastidio, perché se io sono tutto di ghiaccio per essere come un blocco di marmo e quindi è una rigidità che mi dà anche sostanza e sostegno, se tu mi fai sciogliere, no? Nei sentimenti ci si scioglie. E tutto ciò che è liquido richiama il concetto di sentimento. Quindi se tu mi fai sciogliere, mi dai e mi provochi quella sensazione quasi di anemia dell'anima, di dispersione, io non so più che forma ho, non so più chi sono e vado nel panico. Quindi se questa persona vi ha confessato uno stato d'animo in linea con queste osservazioni, vi posso dire che effettivamente è stato sincero. Abbiamo comunque un re e abbiamo comunque un re di quadri. È molto molto inquadrato. Molto potremmo dire organizzato, uno step by step, cioè non andate a stravolgere le sue abitudini perché non è questione di orgoglio, ho ragione io, hai torto tu. No, ma se tu mi cambi anche solo una virgola, io non mi ritrovo più. Cioè, se tu mi leggi il numero di telefono, c'è cioè una cosa molto carina che gira sul web dove due persone litigano perché una persona legge il numero di telefono a coppie tipo 3993 e l'altra legge tipo 339, eccetera, eccetera. E non si comprendono perché il fatto di intendere e di leggere e di approcciare il numero in quel modo è il motivo per cui riescono a comprenderlo. Quindi cambiare le carte in tavola a questo uomo, ragazze, questa è proprio una chiusura, è difficilissimo. Quindi la prima osservazione che potrebbe aver condiviso con voi è questa qui. Abbiamo anche un pensionato su un bel re di cuori e in questo caso sembrerebbe che questo uomo abbia messo una pietra sopra al sentimento. Ti amo, ti sono fedele, penso solo a te, come con te non sto con nessuno e io ti seguo indirettamente, non posso pensare di non averti nella mia vita, allo stesso modo tu segui me, sento che c'è un legame proprio indissolubile di quella fedeltà di cui sono capaci solamente a volte gli animali e nello specifico i cani, non solo i cani, proprio io mi affido, sono fedele e mi affido nonostante tutto, ma questo cuore sul quale sto poggiando la mano, e si spera proprio che stia poggiando la mano sul cuore e non sul portafoglio, ovviamente, io non riesco a dartelo.
Io non riesco a tirarlo fuori dal mio panciotto, non so come lo possiamo chiamare. Vero anche che questa però è una condizione molto stretta, molto scomoda, molto limitata e limitante. Cioè, tanto l'abbigliamento dell'uomo, no, militare, quanto questa giacca con il gilet, un po' stile marsina stretta di pirandelliana memoria, io mi sto castrando, io mi sto limitando, io lo so e te lo dico anche e me lo dico anche, però non ci riesco a fare diversamente. Quindi questa prima parte di considerazioni, se corrispondono al personaggio, a quello che lui vi ha detto, beh, posso confermare dalle prime due carte che sicuramente non vi ha mentito, no. E d'altronde, cara fanciulla, qui voi state cercando di entrare in empatia, in armonia, di comprendere, di leggere tra le righe, dico di leggere tra le righe non solo perché andate al di là dell'apparenza, ma perché abbiamo un vero e proprio spartito e la musica comunque è un linguaggio universale, per voi l'amore è un linguaggio universale. Quindi voi sentite quella connessione profonda e non riuscite a capire come faccia lui a non andare al ritmo del vostro cuore, lì dove il vostro cuore in automatico va al ritmo del suo, e su questo ne siete convinte. Voi vorreste riuscire ad accordarvi, abbiamo gli accordi, quindi cercare un modo per seguirlo, anche se questo modo alla fine ha a che fare con l'essere molto estemporanei. Cioè, la grande arte dell'improvvisazione in musica, dove persone che non hanno stabilito che cos'è che suoneranno, creano comunque un contesto che ha un suo perché, una sua logica, che porta da qualche parte e che evoca delle emozioni. Quindi voi siete una sorta di persona dall'orecchio assoluto che cerca di comprendere di volta in volta quali sono i movimenti fatti da questo uomo per seguirlo e assecondarlo. Dove assecondarlo non vuol dire sottomettersi al suo arbitrio, no? Quindi io sono dipendente da te. No, è che io ci tengo tanto a creare questa coppia e questa armonia. Quindi io cerco di capire dalle tue parole che tipo di canzone mi stai proponendo per poterti accompagnare. Sarei disposta anche solo ad accompagnarti di dove questo duo sembra non poter divenire una coppia. E il bello di queste immagini, soprattutto con l'ultima che ci richiama al concetto della musica, è che effettivamente tra di voi c'è proprio il desiderio, e soprattutto in voi che state ascoltando, di essere comunque qualcosa. Magari non siamo marito e moglie, magari non siamo fidanzati, non siamo compagni, non siamo neppure amanti, ma noi siamo comunque un duo, una dualità. E nell'essere una dualità, lì dove solitamente due parti unite, se si somigliano, completano e costituiscono un tutto, siete comunque un tutto. Per voi questa cosa ha già gran valore. Quindi state cercando di valutare come comportarvi di conseguenza rispetto a questo uomo e quello che vi ha detto, che abbiamo già un pochettino estrapolato. Prendiamo un'altra carta e poi vediamo lui effettivamente come sta con se stesso. Quindi, fanciulle, questo è il punto. A meno che questo uomo è sparito per un po' e adesso è tornato e ha confessato, oppure ha confessato perché si è trovato un pochettino messo alle strette e adesso ha preso un po' la distanza, con la promessa ci risentiamo, mi faccio vedere, mi faccio sentire io. Abbiamo questa donna che comunque ha fatto davvero di tutto ed è disposta a fare di tutto, proprio per trovare questo accordo e questa armonia. E in questo momento questo uomo potrebbe trovarsi o proprio, diciamo, di chiusura di una fase pesante, quindi sto uscendo da una fase apparentemente depressiva o sto entrando, cioè non è nel mezzo comunque di questa situazione, è proprio al limite della chiusura o al limite dell'apertura, comunque al crepuscolo di questo tipo di stato d'animo. Vediamo un attimo lui com'è. Qui abbiamo le carte un pochettino scomode da mescolare perché poi tra l'altro sono lucidissime e scivolano, però noi ce la faremo. Allora, prendiamo una carta e vediamo lui. Eccolo qui, pensieroso e non si accontenta mai. Poi il nostro, no? Quattro di coppe, meraviglioso dove voi state cercando di porgere tutta la vostra accoglienza, la vostra comprensione, fermo immobile, radicato. Beh, va detta una cosa. È vero che lui non vi ha detto delle bugie, però è vero anche che lui ha un problema. E il problema è un qualcosa che dovrebbe affrontare con un percorso, anche perché per sbloccare questa situazione lì dove, vabbè, lapsus, qualcosa vorrà dire, lì dove nel 4 di coppe abbiamo questo personaggio, no, che di solito è così sotto l'albero, fermo, immobile, radicato, irremovibile, e sembra sempre fuori stagione rispetto alla fioritura anche dell'albero stesso, questi frutti che non arrivano mai, voi che invece gli date tutto ciò che è necessario per poter produrre qualcosa di buono, e lui
lui scontento, in sciopero, non sa neanche lui quello che vuole, apatico. Questa apatia, questa immobilità può essere vinta solo affrontando quel malessere interiore che non è causato da voi, lì dove voi non riuscite neppure ad essere la soluzione, perché la soluzione lui l'ha dentro di sé. Però se continua a rimanere così, tutto chiuso, tutto immobile, per questo poi tra l'altro vi ho citato, no, la marsina stretta, dove il personaggio alla fine si strappa questa marsina, respira, non ce la fa più a vivere nelle convenzioni. E le convenzioni non sono solo quelle del mondo intorno a noi, sono anche quelle che noi imponiamo a noi stessi, quella rigidità, quella morale che è la nostra personalissima etica. Beh, questo uomo comunque un po' se la tira, un po' gli piace essere anche, diciamo, non dico compatito, ma quasi, perché per lui è come avere conferma di questo suo atteggiamento un pochettino crepuscolare, sempre per richiamare l'ambientazione, ma anche un pochettino il filone poetico e artistico. Lui è un po' un bohémien, un tipo che si dà un po' un tono così, non lo smuoverete mai offrendo, gli dovete far venire sete. Far venire sete vuol dire che l'assenza non è un qualcosa che dovete subire, ma qualcosa che dovete creare. Fino a quando voi seconderete lui, lui sarà libero, no, di fare passi indietro, perché tanto la distanza non sarà mai tale da perdervi, proprio perché voi lo seguirete a ruota. In questo caso è come se fosse necessario dargli uno scossone per costringerlo a confrontare le sue parole, le sue affermazioni, i suoi stati d'animo con la realtà concreta, e anche con il rischio di perdervi, perché in questo momento questa persona non ha nessun dubbio circa la vostra presenza costante. Quindi abbiamo questa persona che dovrebbe approcciare anche dal punto di vista magari di un percorso, non lo so, terapeutico, psicologico, filosofico, spirituale, artistico. Ognuno trova la sua via di espressione. L'importante è esprimersi, è tirar fuori, proprio vedete, le braccia chiuse e la mano qui quasi a trattenere, come se non neanche mi concedessi di respirare. L'aria fondamentale per i pensieri, fondamentale per le parole. Quindi poi alla fine a me manca proprio il carburante, la materia prima per riuscire ad esprimermi realmente nei tuoi confronti. Lì dove tu non parli, ma agisci, io ne parlo, ne agisco. E ti faccio fare una fatica immane per poter semplicemente ipotizzare cosa mi passa per la mente, e poi magari questa testa è tutta vuota. Cioè, sono in una fase di proprio assenza anche da me stesso. Eccolo qui, no? Il nostro povero sacrificato. Povero, tutte a lui capitano, quando è anche in una posizione meno scomoda del solito, soprattutto rispetto all'appeso come immagine e iconografia classica. In questo caso lui si sente veramente una vittima, ingiustamente messa in una condizione di sacrificio dal quale non si può sottrarre, e quindi c'è questa sorta di piangersi addosso. Sì, perché questo è un piangersi addosso. Cioè, guardate l'albero proprio dal quale non lo schiodate. Non l'ho proprio riuscita a staccare, perché lui non si vuole staccare da questo albero. Quindi abbiamo il nostro appeso che vi lascia di conseguenza, anche voi vi trovate dunque nella condizione di dipendere dalla sua stessa dipendenza. Che si tratti di una dipendenza morale, di una sudditanza psicologica, di una paranoia o di una serie di paranoie a go-go, diciamo che ha la scusa per poter rimanere nella sua zona di comfort, mostrandovela come un sacrificio, una zona di scomfort, che così non è, senza prendersi nessuna responsabilità delle sue azioni. Quindi è vero che lui vi ha detto delle cose e sono in linea con quello che lui in questo momento sta sperimentando. Però sappiate una cosa: questa persona sperimenta quelle sensazioni così come l'attore sperimenta la sua parte. Dietro l'attore c'è l'uomo, e quell'uomo è molto più forte, più libero e indipendente di quello che vi vuole far credere. Quindi, per esempio, abbiamo un grande attore che mentre recita un personaggio deve mostrarsi zoppo, è talmente bravo da darvi proprio l'impressione, da farvi sentire proprio il fastidio che prova uno zoppo nel camminare in un certo modo, però in realtà lui come uomo non è zoppo. Cioè, tolta la maschera, che può essere un'armatura, una finzione, tutto quello che vi pare, lui è ben diverso e ha molte più possibilità. Quindi potete smascherarlo voi? Beh, un'impresa quasi impossibile, un po' come Bela Lugosi, che io adoro tra l'altro, che a fine vita si fece comunque chiudere nella cassa, quindi nella bara, vestito da Dracula, affermando: io sono il conte Dracula. Ora, a parte questa piccola parentesi, a tutto il mio rispetto, perché lo adoro, secondo me è uno dei conti Dracula più bello che ci sia mai stato, in generale, però questa è una piccola divagazione, però per farvi capire come lui indossa così bene i suoi panni, non da impersonificare, ma proprio da identificarsi.
Quindi dovete dargli una bella sveglia, cioè lo dovete togliere dal riflettore che lo illumina, che sono i vostri occhi e le vostre attenzioni. Dovete spegnere, cioè, tutte le luci, anche perché la corrente, ma come in questo momento, costa cara. E comunque tutto ciò che è luce, energia che viene dal vostro cuore, a questo punto indirizzatela verso cose che riguardano voi. Perché se voi spostate il faro e quindi guardate in un'altra direzione, lui vuole rimanere al centro del faro, cosa fa? Si deve spostare dal palco, no? Deve cambiare posizione. Quindi fate in modo che non sia l'attore a dirigere il faro, ma il faro tutt'al più a dirigere l'attore. Che poi, come metafora, se noi vogliamo prendere quella del faro come una sorta di indicazione che dà la via al naufrago che non sa neanche lui perché si trova in mezzo a questo mare di emozioni, in fondo è anche una sorta di scialuppa di salvataggio che gli state offrendo. Ma mica vorrete mai che sia il naufrago a indicare al faro dov'è che si deve andare, tutt'al più sarà il faro ad indicare al naufrago dov'è che deve andare lui. Quindi cercate di prendere in mano la situazione. Non ha mentito, però quello che vi ha detto non ha tanto a che vedere con lui come uomo, ma con il suo personaggio. Questa è una persona che non ha a che fare con il narcisismo, però potrebbe essere vagamente borderline. Non è neanche una bipolarità. L'atteggiamento di dualità tra il dentro e il fuori, tra il dire e il fare, tra il fare e non fare, poi alla fine, è più di una persona che vive in maniera viscerale delle emozioni che sono anche agli antipodi, che se voi confrontate, cioè queste emozioni, non tenendo conto del lasso temporale tra l'una e l'altra, le sovrapponete, sono contraddittorie, allora lì vi verrebbero a dire: ma questo è matto. Cioè, questo è bipolare, ma chi ho beccato? Invece, se distribuite i suoi atteggiamenti in una linea retta di temporalità, ok, perfetto, l'abbiamo detto bene, credo. Ecco che riuscite a comprendere che effettivamente non è che vi ha mentito, è che è un tipo veramente particolare. Cioè, qui è più da croce rossine, da madri che non da amate amanti. Ora vediamo una cosa, se riuscirete a prendere in mano la situazione e un pochettino a far diminuire le vostre attenzioni, perché ve lo dovete imporre nei suoi confronti, per spingerlo ad avere sete e a cercare quindi la risposta a questa sua sete, quindi togliendo il vostro sguardo e costringendolo a cambiare posizione. Cambiare posizione interiormente vuol dire anche cambiare un attimo punto di vista, perché devo cercare il faro, ma vuol dire anche cambiare un attimo idea. D'altronde l'appeso, che qui poi tra l'altro è anche in piedi e non a testa in giù, quindi capovolto, quando è che si libera veramente? Quando si rende conto che la realtà esterna, per quanto non possa rappresentare una verità assoluta, valida sempre e per tutti, comunque lui la sta guardando capovolta rispetto alla massa. E poiché la massa è, diciamo, quell'entità che stabilisce le regole del gioco, e ripeto, non è detto che l'appeso veda male in assoluto, però i più decidono com'è che il mondo va. E lui tutto quello che può fare gli darà sempre risultati sbagliati, fino a quando non capirà che le regole sono differenti da quelle che ha immaginato lui. È come se lui volesse giocare la vita a 3-7, ma il mondo gioca a poker. Quindi non puoi sperare di vincere una partita che non è di 3-7. Ok, quindi stavamo chiedendo se la situazione potrà cambiare ed è saltata questa carta dove ci dà appunto questo ammalato a cui piace languire in questo malessere, che vuole essere compatito, che vuole le persone che vanno al capezzale, che non può camminare più, non si può muovere più, non ce la fa, non ne vale la pena, sono depresso, sono apatico, non mi faccio neanche la barba. Testamento, solitudine, mai come in questo momento. Potrebbe aver avuto con voi una sorta di atteggiamento lapidario, molto cupo, come se non ci fosse via d'uscita, quello che vi ha detto è l'unica realtà possibile, lui non ci può fare niente. Ecco, lasciate semplicemente che il tempo passi e vedrete che se non lo assecondate cambierà personaggio. Verso dove andate? Allora, ladro, fanciulle, in questo caso, recuperiamo anche il nostro cagnolino che ha un grande vantaggio nell'andare dietro dietro al proprio padrone. Voi vedete le trame che ci sono dietro i suoi atteggiamenti. Lì dove il ladro non è qualcuno che vi vuole sottrarre qualcosa in questo momento, ma qualcuno che fa delle cose cercando di non essere visto, di non lasciare traccia, che poi tra l'altro si somigliano. Quindi diciamo che lui è un pochettino, non voglio dire che è manipolatorio nei vostri confronti, però un pochettino cerca di portarvi a concludere, e a pensare cose che lui vuole che voi pensiate, e quindi ad assecondare il suo discorso per far sì che anche voi vi troviate nella condizione di dire: ah, poverino, la pacca sulla spalla, eccetera, eccetera. Però guardate qui,
Iniziate col cambiare voi punto di vista, osservate bene quello che accade dietro, non tanto quello che vi dice, osservate i suoi gesti, che parlano molto di più delle sue parole. Questo non vuol dire che voi glielo farete notare o lo inchioderete dinanzi a chissà quale torto, però avrete comunque un elemento in più per decidere come agire. Quel famoso leggere tra le righe di prima, per non rimanere impigliati in una sorta di ragnatela che questo ragnetto sta cercando di intessere. Allora, cosa accadrà a breve se voi vi sposterete un pochino cambiando punto di vista, spostando i vostri occhi e il vostro sguardo da lui in un'altra direzione? Fanciulle, traditore e speculatore, abbiamo un mercante che probabilmente non riesce a convincervi, non riesce a vendervi le sue parole, non riesce a darvela a bere, non riesce a piazzare il suo prodotto. Quindi tutto quello che ha preparato, che avrebbe voluto farvi acquisire e acquistare, resta a lui. Cosa farà? Rinuncerà? Cambierà atteggiamento? Si aprirà? Due carte abbiamo preso. Beh, guardate, non è un caso, ovviamente, se alla parola si aprirà abbiamo lo stesso forziere che si apre e dentro ci sono dei denari, ci sono comunque degli oggetti di valore e abbiamo la speranza e amori facili. Allora il punto è questo, ragazze. Per poter attirare questo uomo e metterlo nella condizione di giocare un pochettino di più a carte scoperte, indifferenza totale, dove voi siete in attesa, vedete, guardate che arpione, siete con il vostro amo, state cercando di far abboccare qualcosa che vi interessa, sembra quasi che voi gli stiate dando le spalle. Abbiamo l'albero in lontananza, è un personaggio maschile che non è più attaccato a questo albero, ma addirittura ha un flauto che ha a che fare con il suono, con la voce, con l'aria, con la parola, con la musica. Sembra quasi, no? Talmente in fondo stranito e un po' preoccupato da cercare, vediamo se troviamo la carta giusta, di attirare la vostra attenzione e quindi per una volta è il primo a suonare, a dare il là, perché voi non lo state più considerando. Non so se riuscite a vedere bene l'apparente, no, indifferenza di questa donna che lascia che le cose accadano, tutto scorra, io rimango qui, vediamo che cosa riesco a portare a casa, non insisto più, io ho fatto la mia parte, ho espresso i miei sentimenti, d'altronde il mio amo e il mio amore, lo vedi? Amori facili, tu hai sempre pensato che io fossi una persona scontata da mercante, no? Hai pensato che io avessi un certo valore, non è così. Non ho assolutamente un costo, potreste dire voi a lui, il mio valore è un valore inestimabile, quindi o ti apri anche tu puntando il giusto o non possiamo proprio giocare assieme. Vediamo se si spingerà un po' più in là di questo piccolo gesto, che è già comunque un gesto di apertura, e poi ovviamente lasciatemi i commenti se vi ritrovate. Grande consolazione, fortuna ed abbondanza. Cosa fa questo uomo? Servo, avvertimento e nemico. Allora passa dalla ricchezza alla povertà, passa dall'essere signore all'essere servo, servitore, passa dall'essere colui che stabilisce le regole e che gestisce il gioco a colui che deve seguire addirittura gli ordini. E però questi ordini non sono quelli che lui sta dando a se stesso, di conseguenza agli altri, sono quelli che gli vengono dati. Vuol dire io agisco in base a ciò che tu mi dici, a ciò che tu fai. Quindi comunque questa trasformazione avviene, perché passando da signore a servitore cambia proprio radicalmente la sua posizione. Dunque, chiudiamo con lusinga, ingannevole, falsità, non possiamo chiudere con questa, gran signore. Beh, fanciulle, allora fate saltare il gioco. Quindi, lì dove la domanda iniziale è stata, lui è sincero? Abbiamo capito che la sincerità appartiene non alla persona ma al personaggio. E quando indossa quella maschera, cioè il suo ruolo, allora in quel caso è davvero egocentrico ed ego riferito. Di conseguenza, l'atteggiamento narcisistico, che non ha a che fare con l'uomo in sé, ha a che fare con il personaggio di cui recita, il ruolo, per l'appunto.
e andate a smontare questa sua sicurezza e da signore lo trasformate in garzone. Comunque, in poche parole, lo mettete nella condizione di veder svanire l'incantesimo di cui normalmente si ammanta, questo alone di mistero che serviva a sedurvi e a confondervi. Invece no, è come se fosse terminato all'improvviso a mezzanotte, no, l'incantesimo su Cenerentola, e ecco che torna alla condizione iniziale. Ora, però, il dubbio è: questa persona, una volta che si vedrà osservata per quello che realmente è, e quindi non ci saranno più fascinazioni e non reggerà più il gioco che ha cercato di portare avanti con voi alle vostre spalle, che cosa farà? Confesserà questa volta realmente o continuerà ad alimentare la versione di prima? Quindi proprio ad oltranza? Comunque voi lo riuscite a trarre in trappola. E non avrà luogo nel quale nascondersi. Ma guardate, abbiamo detto che riuscirete a trarlo in trappola, non avrà luogo dove nascondersi, e la carta che è venuta fuori, quindi questa è la cosa fantastica, è la carta della trappola. Quindi fanciulle, lui scappa. A breve lui scappa. Quindi è ovvio, è un interattivo generale e quindi generico. Ogni situazione avrà il suo perché. E si può sempre approfondire con il consulto personale. Però ad oggi, nel momento stesso in cui salta tutto questo gioco, piglia e scappa. Però ad oggi, nel momento in cui salta tutto questo gioco, lui prende e scappa, ragazze, perché lo avete sbugiardato. Di conseguenza, è sincero? Il personaggio è sincero perché recita la parte che è corretta per il personaggio, ma la persona dietro il personaggio non è stata sincera, perché ha cercato di portare avanti una situazione di cui voleva convincervi, verso la quale voleva farvi convergere, voleva portare la vostra interiorità ad asserire alle sue affermazioni, e invece voi non vi siete lasciate trarre in inganno. Trappola, complimenti, bacio, fatemi sapere.